Buonasera e benvenuti a Vieti Europa, la collettiva di arte contemporanea. Grazie. Molti di voi sono già stati qui a Vieti Europa dal 19 a dicembre 2015 fino al 6 di gennaio 2016. Ci siete venuti a far compagnia. Vedo volti nuovi, alcuni nuovi, altri invece volti già conosciuti. E sono venuti qui i nostri amici a farci visita in questi giorni e soprattutto tantissime persone dal nord Italia che in occasione delle festività natalizie hanno visitato la mostra. È piaciuta tantissimo la mostra, è inutile che comunque lo diciamo ulteriormente, l'abbiamo scritto tantissime volte su Facebook. E questa mostra è piaciuta anche a noi perché ci abbiamo messo il cuore, abbiamo faticato tantissimo perché alla fine abbiamo dovuto recuperare ben 38 artisti provenienti non solo dall'Italia, da Foggia, dall'Italia, dal resto dell'Italia, ma anche da altri paesi europei. Quindi è stata un'organizzazione ad extra europei, sì. È stata un'organizzazione abbastanza impegnativa da parte nostra, che però insomma ha dato i suoi buoni frutti. Speriamo anche in futuro di poterne ripetere, insomma. Sì, sì. Ovviamente questa è la brochure che noi abbiamo fatto per il flyer, per Vieti Europa, che è andato a ruba. Qua sono rimaste pochissime copie, però devo dire che poi alla fine qui c'è un po' una descrizione di Gate Europa che poi molti già conoscono. Io la vorrei leggere, scusate, perché sono un po' emozionata e anche un po' stanca perché ho passato una giornata un po' particolare. Se il signor Luigi si vuole accomodare, io la faccio mettere. Va bene, dai, ok. Noi abbiamo intitolato Gate Europa perché appunto il gate è un cancello, una porta, un'apertura verso un viaggio che hanno fatto questi 38 artisti qui al Palazzetto dell'Arte, ma sarà poi un viaggio anche reale che faranno gli artisti nostri, quindi Anna Piana, Michele Sepalone, Anna Ricco, Patrizia Fatato, artisti foggiani che sono qui presenti e non, che faranno un viaggio proprio non solo metaforico ma anche proprio reale, vero, che partirà da qui, da Foggia, fino ad arrivare ad espandersi, come già è successo circa un anno fa. C'è stata questa espansione, questo viaggio da Foggia verso l'Irlanda in principal modo, e poi ci sarà il Portogallo, ci saranno altri paesi europei. Che è l'obiettivo, è quello proprio di fare un interscambio culturale con i paesi che ci hanno ospitato già precedentemente, cioè Portogallo e Irlanda, e anche nuovi paesi con i quali siamo in contatto, quindi con la Germania, quindi con Berlino, che voi sapete benissimo che è la base degli artisti attualmente in Europa, Berlino e Tokyo. E altri luoghi, diciamo, anche in Italia, perché ci sono anche artisti di Roma con i quali potremmo appunto ricambiare la prospettiva, sì, e andare a Roma, viceversa, quindi come abbiamo fatto noi, portando loro qui e andando noi lì. Quindi diciamo che l'obiettivo che si prefigge, diciamo, quest'arte è questo, di cercare di fare appunto rete, attraverso fare rete anche un interscambio culturale, artistico, e quindi crescere da questo punto di vista, cercare di portare un pochino anche gli artisti locali fuori. Sì, gli artisti locali fuori dall'ambiente, soprattutto questo interscambio. Anche su Facebook abbiamo notato che c'è una profonda amicizia fra gli artisti, diciamo nostri, che hanno partecipato con noi, con Extrarte, verso gli artisti che hanno partecipato questa volta, cioè anche tra di loro sono nate delle amicizie, sì. Quindi anche probabilmente anche dei futuri contatti lavorativi, di collaborazione, ecco, questo è l'obiettivo, diciamo, che noi intendiamo raggiungere. Certo. Allora, per quanto riguarda Gate Europa, abbiamo detto questo è il titolo della mostra, e il sottotitolo è Volti, Luoghi e Emozioni.
Dal sottotitolo gli artisti hanno poi realizzato queste opere. Sono opere realizzate ex novo, perché appunto ogni artista proveniente dai vari paesi doveva raccontarsi. Quindi doveva raccontarsi e perciò si è espresso con le varie tecniche artistiche, rappresentando appunto o i volti o i luoghi oppure le emozioni. C'è un percorso che noi abbiamo realizzato partendo proprio dall'aereo fino poi ad arrivare a Anubis, o comunque che è l'ultimo quadro che voi vedete lì in fondo, oppure ecco, c'è un altro percorso che si può fare partendo dall'aereo, dai luoghi, dai volti, fino ad arrivare di nuovo alle emozioni e ai luoghi. Quindi questa è la nostra mostra. È inutile che ci dilunghiamo perché siamo anche un po' in ritardo e ci scusiamo per questo ritardo che è stato effettuato di più di mezz'ora, però partiamo subito. Allora partiamo con 1, 2, 3, 4, 5 performance molto brevi. Molto brevi, sì, ognuna durerà 3-4 minuti circa. La prima è quella di Michele Separone. Poi ci sarò io che leggerò semplicemente, farò da intermezzo. Poi c'è Patrizia Affatato, Anna Piano con Separone, che è qui dietro le quinte. E poi infine, deciso in fondo, è Ada Santamaria con la sua performance di danza contemporanea, Roberta Fiano. Semplicemente distratti. Sfogliano un giornale mentre sorseggiano un aperitivo, senza perdere di vista la valigia. L'aeroporto è affollato, è sempre giorno di partenza. Gli arrivi sono al piano di sotto, qui c'è poca allegria. Check-in, che significa lacrime trattenute a forza e dolore in fondo al cuore. È terra di nostalgia in arrivo questa. Insieme alle lunghe file, in attesa dell'imbarco. Una donna ha perso qualcosa, chiama i poliziotti, vuole essere ascoltata. Forse è solo una scusa per rimandare la sua partenza, o forse vuole che la trattengano a forza, forse sono io che ho interpretato male il movimento delle sue mani. La signorina annuncia con voce intonata il prossimo volo, incita i passeggeri a non perdere tempo. Tra 30 minuti staranno già volando.
e non solo col pensiero, saranno d'alta quota, tra i girasoli che crescono solo lì, tra le nuvole di un cielo sempre azzurro, sempre più ruffiano. E sempre più ruffiano diranno addio, senza dire una parola. Forse qualcuno si farà il segno della croce, ma solo per Scaramanzia. Battere solenni nel tempo che ti invecchia, nel buio della sera, pensosi, distrattamente presenti interessi quotidiani, e la tristezza della vita che serpeggia
tra le recondite domande, stanchi per dare un'efficiente risposta, pacati e mesti, ci dimettiamo ai soliti gesti, eppure si assapora nell'abilità del vivere le possibili e infinite felicità. I pensieri volano, allontanandosi nel buio sulle alate fantasie, che per incanto e nel minor tempo e leggerezza del soffio dell'affilato vento, nel soffice ed avvolgente incanto che si distende ad un'incantevole vita. L'apparente orgasmo di felicità è l'amore, il fuoco che arde a bruciare inutili pensieri per dar vita ed ottenere quel brivido sgorgante dal desiderio di essere fuoco come dal sole la vita. Foggia, autunno, senza tempo da imbrigliare, fra muschi al nord di tronchi ombrati, fresca terra, senza giallume nuffe, frolle scura, severa, appaga nei uniformi sorti, segnati potenti da fervosi voli, ed ogni uomo dalle forti mani progetta sicuro ciò che in dopo, dopo la sera, potrà soddisfare. Volgi lo sguardo per ricominciare alla terra spaccata dal sole, nelle gialle stoppie, irte e pungenti, cattura il fuoco per germogliare la storia, appiglio sicuro allo scappato lupo, e la giovane carne a ridare l'onore, il giusto ardore all'agricoltore, ma anche al pastore, al cristiano venuto da lontano, al dottore ed ogni professore, che di Foggia hanno fatto la vera storia. Foggia sei bella, nelle giovani piazze, risorte dalle bombe e dai funesti tremori, ristoro di sapienti e di sboccate genti. I raccapriccianti detti vengono di dire di incuriosire giovani fanciulle, figlie di quella regina dagli splendidi colori, quello del grano intrecciato di sopra. Svuotata di talenti nelle scienze e nelle arti, donate a modo, con un copia di onore, un battito solo fra continenti lontani di due colori di satanello cuore. Grazie. Okay. Il buffello lo rimandiamo proprio alla fine, facciamo proprio questo piccolo cambio di programma, perché anche Roberta se ne... Scusate, non abbiamo ringraziato Radio Atera Beat, che sono qui presenti. Scusate, fate un applauso perché... Allora, voi... Vi spieghiamo. Allora, Roberta, posso farti io l'intervista? Sì, no, vieni che ti faccio. Allora, Roberto Giampaglia, sì. E Rocchino Franchelli, giusto? Giusto. Giusto, ok. Rocchino, parla un po', cioè fai sentire come sei di San Paolo. Sono di San Paolo di Civitate. Parlo un po', fai sentire come sei di San Paolo di Civitate. Vai, io, allora, vai. Quanti anni hai? Cosa fai? Vai, allora Roberto, parla un po' di Radio Atera Beat, di come un po' ci siamo conosciuti e... Quella sera a San Paolo. A San Paolo, al vernissaggio. Il vernissaggio di Greta Roma, quindi il ineffabile Giorgio Petrucci. No, perché lui è impegnato comunque la civica al Teatro Verdi stasera. Però le sue bottiglie le hanno qui presente, che ci aspetta. E Giorgio mi portò praticamente a San Paolo. E quindi quella sera ci siamo conosciuti, abbiamo fatto amicizia, subito mi avete buttato di mezzo, dice, no, facciamo un'intervista che va bene.
siamo venuti qui a, a riprendere un po' la mostra qui a Foggia. Abbiamo conosciuto Maria Grazia e Leonora anche sera. Leonora Zaccaria è l'altra nostra socia collaboratrice, addetto stampa, segretaria di Extract dell'associazione Extract RTS. Come le avevo consigliato di dire, noi siamo una grande radio. Dice, noi siamo una piccola non radio, solo, e non solo. Facciamo anche un fate servizi video. Sì, siamo. Siete multitasking. Usiamo le nuove tecnologie per cercare di combinare insieme il vecchio e il nuovo, l'arte, la tecnologia, eccetera. Siamo contenti ovviamente di essere qui a registrare, ma penso anch'io personalmente come artista infatti, che arriveranno altre collaborazioni. Si sente che sono di San Paolo, sì, tipico accento. Il tipico accento inglese, no, ovviamente. Perché l'accento inglese? Allora, io ho lasciato l'Italia a 17 anni, ho vissuto all'estero, specialmente a Nottingham, in Inghilterra, però tanti altri posti. Dove c'era lo sceriffo. Dove c'era, sì, Cazzotti con il sceriffo. Sono inizialmente, ero perché mi reputo in questa maniera diversa, ero un musicista, ho iniziato come musicista, ma sono arrivato a chiamarmi appunto... noi dicevamo contemporary arts, esatto. Artista contemporaneo, anche si chiama, si dice? Contemporary arts, più chic. Quindi per questo è uno dei motivi in cui ci siamo trovati molto bene insieme, perché vedo la possibilità di poterci confrontare, perché tu hai studiato in Inghilterra, sì. Dopo aver vissuto anche per tanti anni. E adesso, dopo tanti anni in giro, sono arrivato a San Paolo, il mio paese d'origine. Sono contentissimo, però vorrei cogliere appunto questa occasione. Mi piace l'iniziativa di portare non solo San Paolo, ovviamente, ma tutta la regione, la Capitanata e possibilmente tutta la regione fuori dall'Europa. Perché la Puglia. Ma tanti anche a Londra. Beh, sì. Diciamo, mi vedi? Perché artisticamente parlando non è una regione poi così conosciuta, vero? È stata dichiarata una delle zone più belle del mondo, eh? Il Time ha detto che il Gargano. Il Gargano, sì. Perché non ce l'abbiamo? No. Invece bisogna farlo a volte, questo forse è il nostro problema. A volte ci vuole. Siamo stati dichiarati, ci hanno detto che siamo la zona più bella del mondo. Tanto vero che negli ultimi 5-10 anni molti di Hollywood vengono a fare film qui in Puglia. Poco ma sicuro. Quindi, e c'è anche Puglia Film Commission. Quindi dobbiamo vantarci, dobbiamo far capire a noi prima che il nostro valore c'è. Noi gli italiani all'estero sono visti, no, non è vero, a parte il stereotipo della pizza, della pasta, la cultura italiana è amata, ci amano, è semplicemente così. Vengono dal Giappone a vedere come si fa un violino italiano, vengono a studiare dall'Asia come si canta l'opera, cioè questo non è sicuro. Ve lo dico, ho vissuto 26 anni all'estero. Abbiamo riscontrato questo anche. Assolutamente. Se lo dici italiano. Quando vengono nella zona, abbiamo visto questo con il tratturo, vero? Che vengono e dicono, mio Dio, vedi tutte queste cose che se avessimo noi. Quindi l'arte, io la radio, YouTube, le interviste è una piccola parte. Serve. Io sono felice di stare nella zona di San Paolo, ma voglio veramente cercare di poter collaborare con personaggi come voi. Grazie. Proprio perché il materiale, chiamiamolo così, ci sta. Ci sta. Quindi mi ha fatto piacere intrattenere. E adesso passa, non mi vedete mai più davanti alla camera, Io volevo chiudere soltanto con una cosa. La Puglia, la provincia di Foggia, non è solo il Gargano, non perché noi, ma è anche Foggia, è anche la provincia,
a livello storico e culturale, una cosa molto importante. Io... Okay. Grazie Roberto, grazie Romino, grazie Radio Piramide.
anche se manca qualcuno, manca Mario Guerra, manca Marcello Sequalone, invito quindi Patrizia Fatato, Anna Ricco, basta queste cose, dai, tanto abbiamo Rocchino che ha ripreso che ha fatto il suo video. Andiamo, Anna Ricco, Michele Sequalone. Pizzeria Sabaone,